Io mi ritrovo molto nella, diciamo così, nella locuzione che è stata utilizzata da, insomma, da una persona che segue molto bene la politica americana, che dice America innovates, China replicates, Europe regulates. L'America innova, la Cina replica, l'Europa regolamenta. È una fotografia straordinaria del contesto, perché è così. Cioè l'Europa ha a un certo punto pensato che il suo, secondo me, che il suo ruolo principale fosse quello di regolare tutto. Non penso che la soluzione sia regolare tutto, io penso che la soluzione sia regolare meno. Penso che l'Europa in questo scenario è più forte se si occupa meglio delle grandi materie sulle quali gli stati nazionali non possono competere da soli e si occupa meno delle materie sulle quali gli stati nazionali hanno una prossimità sulla quale regolando riescono anche a difendere maggiormente le loro specificità. Se noi continuiamo a pensare di risolvere il problema delle nostre, del nostro sistema produttivo e della nostra competitività aggiungendo regole, temo che rischiamo, diciamo, di non aiutare le nostre imprese.